Il Campobasso supera il Fano nel big match della 30ª giornata del campionato di serie di Girone F per 2-0, una vittoria meritata da parte degli uomini di Favo, probabilmente nella migliore partita stagionale del Campobasso, considerato anche il valore dell'avversario. Grazie a questa vittoria il Campobasso si conferma al quarto posto in classifica, adesso cercherà di puntare al terzo posto, ma insomma i playoff sembrano davvero sempre più vicini. Ripetiamo, è stata davvero una partita molto gradevole fra due squadre che se la sono giocata a viso aperto e hanno offerto davvero un bello spettacolo al pubblico oggi presente a Selvapiana. Parte subito forte il Campobasso, che già al sesto minuto, grazie a una buona giocata di Lucchese, ha una palla gol. Lucchese infatti entra in area, serve sul primo palo Ottodino, che incredibilmente non riesce a impattare sul pallone. Il Campobasso davvero accelera, il Fano è un po' sorpreso da questa partenza sprint della formazione di Favo. Dopo due minuti ancora Todino, un gol clamoroso manciato dal numero 10 rosso-blu sul secondo palo, tutto solo, incredibilmente nemmeno pressato, mette il pallone alto. Campobasso continua ad avanzare, al decimo minuto punizione da 25 metri di Lanzillotta, il tiro è forte ma è centrale. Poi piano piano il Fano sembra riuscire a prendere misure alla squadra rosso-blu, che oggi gioca in divisa bianca, e così alla mezz'ora, esattamente al 31esimo, si fa vivo per la prima volta dalle parti di Grillo, bella azione in triangolo fra Borrelli, Ambrosini e Favo, con il tiro di quest'ultimo che va sull'esterno della rete. Il Fano sembra prendere campo al 34esimo e De Iori che supera sulla destra Rao, serve in area Ambrosini, il tiro di prima però è alto. Ma c'è ancora un'occasione per il Campobasso prima della fine del primo tempo, al 40esimo, quando Alessandro riesce a sfruttare un disimpegno sbagliato del Fano, si presenta da solo davanti al portiere ma ci abbatta incredibilmente il pallone. Si chiude così dunque la prima frazione sullo 0-0, ma una prima frazione sicuramente brillante. Il secondo tempo inizia come era finito con il primo, con il Campobasso subito che parte forte, al settimo minuto va in vantaggio con Gabrielloni, molto bravo Todino a sfruttare una palla persa ancora del Fano sulla tre quarti di campo, entra in area, cross dalla destra, Gabrielloni in scivolata e Campobasso in vantaggio. Il Fano però risponde subito al decimo minuto, Borrelli sulla sinistra, cross sul secondo palo, Sivilla al volo respinge Grillo. Ancora Fano che cerca il pareggio, 20esimo, gran tiro di Ambrosini, questa volta davvero grande risposta ancora di Grillo, che evita il pareggio deviando sopra la traversa. Il Campobasso può fare male in contropiede, un minuto dopo un contropiede incredibile orchestrato da Todino che serve Lucchese, un rigore in movimento, Lucchese però non riesce a inquadrare la porta, incredibilmente tirando fuori. Passano soli 60 secondi e capovolgimento di fronte, e questa volta è Ambrosini che è servito da Borrelli, il tiro ancora sull'esterno della rete, non c'è un attimo di respiro. 25esimo, ancora una palla persa da parte del Fano, questa volta con Ambrosini, Alessandro se ne va, probabilmente Ambrosini lo atterra al limite dell'area, l'arbitro però vede il rigore, ha ammonito Ambrosini, rigore dunque per il Campobasso. Sul dischetto va lo stesso Alessandro che spiazza il portiere, dunque 2-0, sembra dunque la partita in ghiaccio, ma il Fano non si arrende. Alla mezz'ora questa volta l'errore clamoroso davanti alla porta è di Sivilla, davvero che non riesce a mettere in rete uno dei palloni più facili per lui in questa stagione. Poi partita che si fa difficile per il Campobasso, ingenuità di Rinaldi che ha un fallo di reazione su un avversario, l'arbitro lo vede, viene espulso, Campobasso dunque che resta in 10 e deve soffrire negli ultimi 13 minuti. Il Fano infatti cerca di opporre un forcing che però produce solo una palla gol con un colpo di testa del neontrato Gucci sul secondo palo, che però non riesce a inquadrare la porta. Anzi, al 95esimo ancora in contropiede Alessandro che sfiora il 3-0, ma c'è la gran parata di Marcantonini. Finisce dunque così, il Campobasso batte meritatamente il Fano con il punteggio di 2-0. Vediamo forse nella migliore partita stagionale di questo campionato.